Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto ringraziamo la Casa della Memoria per averci ospitati. Io mi chiamo Antonio Ferriotti, sono giornalista e Corriere della Sera e ho avuto l'onore e il piacere di recensire per la lettura il nostro supplemento culturale, questo libro che andiamo a presentare questa sera. Si tratta, il titolo è tratto da un verso del poeta Alfonso Gatto, Il nostro silenzio avrà una voce. Il tema è Piazzale Loreto. Piazzale Loreto in entrambe le sue dimensioni. Voi sapete che il 10 agosto del 1944 15 antifascisti vennero fucilati appunto in Piazzale Loreto con i cadaveri esposti, lasciati lungamente esposti per la rappresaglia, e poi il 29 di aprile del 1945, l'anno dopo, vennero portati in Piazzale Loreto i cadaveri di Mussolini e di altri esponenti gerarchi fascisti che erano stati uccisi sul lago di Como, vennero anche lì esposti e poi, per evitare che la folla ne facesse scempio, vennero appesi, c'è la famosa immagine, no, del dittatore, della sua amante, di altri appesi per i piedi a testa in giù appunto in Piazzale Loreto. Di queste vicende si occupa il libro, gli autori sono con noi, al mio fianco c'è Giovanni Scirocco che si è occupato appunto della vicenda del 29 aprile, di come essa sia rimasta fissata nella memoria nazionale, anche se parliamo in questo caso di memorie divise che ricordano quel fatto in direzioni molto, molto diverse. Poi invece, per quanto riguarda la vicenda del 1944, qui più vicino a me c'è Elisabetta Colombo che ne ha ricostruito soprattutto i presupposti e i precedenti, cioè l'attentato del GAP che uccise 10 civili a Milano l'8 agosto del 1944, che è uno che diede in qualche modo la stura alla rappresaglia, e poi ha anche ricostruito la catena di comando tedesca che ordinò la rappresaglia medesima, individuando i suoi responsabili principali, tra cui anche il famoso capitano Tedros Savelje, che poi fece una brillante carriera nei servizi di sicurezza della Germania occidentale. Infine abbiamo la professoressa Anna Modena, che invece si è occupata della memoria di Piazzale Loreto, di come sia stata questa vicenda ricordata da tutta una serie di autori importanti. Abbiamo parlato del poeta Alfonso Gatto, poi c'è Davide Maria Turoldo, il poeta dialettale Franco Roi. Adesso io termino qui la mia breve esposizione e passiamo a sentire invece i nostri relatori. Io andrei in ordine alfabetico, che è anche l'ordine in cui si collocano i tre diversi contributi nel libro, e comincerei appunto da Elisabetta Colombo. Ecco, che esperienza è stata quella di andare a scavare nella retroscena di una vicenda così tragica come quella del 10 agosto del 1944? Grazie. Allora, come dicevo qualche minuto prima di iniziare, è stata una esperienza inedita per me, perché sono uno storico, ma uno storico che si è occupato fino a qui soprattutto di storia dell'amministrazione pubblica, di storia del governo locale. Tematiche, come potete immaginare, sono comunque tematiche molto legate ad un impegno civile, perché occuparsi di autonomia piuttosto che di decentramento, accentramento, di centralismo, sono tematiche appunto che hanno un impatto forte sulle nostre comunità. Ma certo un impegno civile differente. Non mi sono mai imbattuta in una ricostruzione storica tanto coinvolgente quanto appunto mi è successo nella ricostruzione dei fatti legati all'attentato di Viale Abruzzi, ovviamente dei fatti legati alla strage di Piazzale Loreto, e anche, devo dire, alla questione oggi si direbbe, dello storytelling,
cioè di come questi fatti sono stati raccontati, di come sono stati tramandati. È una grande emozione per me vedere tra il pubblico i discendenti di quelle vittime, delle vittime sia dell'attentato di Via Larruzzi, discendenti delle vittime della strage di Piazzale Loreto. E devo dire che alcune parole che ho sentito scambiare tra di loro sono state per me parole molto, molto toccanti, perché credo che tutti sarete d'accordo sul fatto che tutti i morti meritino rispetto. Gli avvenimenti di Piazzale Loreto ci rendono molto, molto chiaro questo dovere di uomini che dovremmo avere. Certo non tutte le vittime sono uguali, non tutte le vittime hanno vissuto seguendo i medesimi ideali, però mi sembra particolarmente importante che le vittime partigiane di Piazzale Loreto e le vittime, quasi tutte vittime civili, quindi quasi tutti cittadini milanesi che casualmente passavano su quel marciapiede, possano essere vittime di tutte noi, cioè che tutti noi consideriamo come nostre vittime. Devo dire che Ho chiuso la mia ricostruzione ricordando un grande sindaco di Milano, il sindaco Greppi, un sindaco che era stato partigiano fino a pochi mesi prima, che aveva perso un figlio, partigiano anche lui, che aveva chiesto ai partigiani di non vendicare, mentre invece è stato vendicato, la sua morte è stata vendicata. Un sindaco che a un anno della strage di Piazzale Loreto, parlando alla sua Milano, la Milano che nel 1953 ricorderà come una Milano una, ha ricordato però solo le vittime di Piazzale Loreto. Spero che oggi, con il distacco che gli anni ci consentono per guardare a quegli avvenimenti, quando ricorderemo le vittime di quei giorni, potremo ricordare assieme, come doverosamente dobbiamo fare, alle vittime della strage di Piazzale Loreto, anche le vittime di Viale Abruzzi. Pronto? Ringraziamo la professoressa Colombo e passiamo invece alla memoria, alla questione anche di come la letteratura, la cultura hanno ricordato e hanno celebrato la vicenda di quelli che vennero chiamati 15 martiri di Piazzale Loreto, 15 antifascisti uccisi il 10 agosto del 1944. Di questo si è occupata in particolare la professoressa Anna Modena, alla quale adesso lascio la parola. Grazie. Sì, vengono da diversi mondi i poeti, in particolare, che si sono occupati dei 15 martiri. Tutti hanno visto, vengono dal mondo cattolico come padre Turoldo, dal Partito Comunista come Alfonso Gatto, che proprio nei primi anni 40 fa un passaggio che è anche un passaggio culturale. Dal chiuso mondo dell'intellettuale diventa un militante, uno che fa un'esperienza diretta, che lavora per giornali come La Fabbrica e Come Costruire,
che è a contatto con il mondo operaio, ecco, vengono da altri mondi, da mondi di quartiere, e sono ragazzi, poeti e scrittori come Franco Loi ed Emilio Tadini, che abitano la zona, quindi c'è un senso di vivere un quartiere che marca molto il tondo della mappa, come lui stesso ha detto, Franco Loi, che ha vissuto quel quartiere, ha vissuto il mondo che fa dell'antifascismo un abito mentale e quindi e avverte anche la gravità della morte di persone familiari come Libero Temolo, persone che per lui hanno contato, che hanno contato per le letture, per gli insegnamenti. Ecco, vengono da questi mondi, è un fatto che resta, che può dare origine a scritture immediate o abbastanza ravvicinate, ma a tematiche che si depositano nel tempo e guardano lontano. È il caso di Tadini, che per cui l'episodio dei 15 marti dà origine a una poesia giovanile, I morti illimitati, tale è il valore che si assegna a questi morti. Per Tadini è un giovane cattolico, cattolico e iscritto al Fonte della Gioventù, è compagno di banco di Cossutta al liceo, ha un giovane amico, Enzo Capitano, che viene deportato ed è una morte che sconvolge e lascia un segno. L'immagine di quei morti sul piazzale si unisce a quella di suo padre inginocchiato a pregare e si unisce anche alla banalità delle cose, ai morti che stanno sotto le locandine degli spettacoli teatrali, perché a Milano, come dire, la vita continua, nella Milano occupata si fa teatro. Su quel insieme di tragico e comico, Tadini riflette nella sua opera lungamente. Quindi è una tematica che resta e che mi è piaciuto analizzare proprio in quei depositi che lasciano, che danno uno sviluppo e che durano lentamente, che durano di più. Il caso più eclatante è Gatto, che è il primo caso, che è il caso più eclatante perché è poeta della Resistenza, che mentre scrive sui martiri un testo che rappresenta una immediata forma di comunicazione, perché nella Milano occupata Gatto non scrive immediatamente, è troppo sconvolto. Scrive avendo visto, in un mondo dove si conoscevano e si frequentavano molto poeti e artisti, scrive avendo visto il quadro che viene dipinto sui martiri immediatamente e scrive, ecco, nella consapevolezza di tenere un linguaggio, ecco, di passare un po' dall'ermetismo a una forma che anticipa il neorealismo. Ha quindi il problema di una comunicazione che sia recepibile e immediata. E bisogna dire che il Partito Comunista fa un'operazione proprio in questo senso, diffondendo la poesia, ovviamente anonima, sotto una fotografia presa dai martiri, spesso col testo intero o con parte del testo. Quindi c'è proprio un'operazione di comunicazione che si serve di questo testo. Ma questa riflessione non si ferma e vale ancora, è una riflessione dove il suo rapporto col mondo operaio diventa importante, tant'è che li vede, no, gli operai. È una poesia che non è solo compianto,
ma è anche proposito di riscossa e quindi come tale viene anche diciamo, utilizzata e proposta, vale per una riscossa di liberazione, su quei morti non ci si deve fermare. Però ecco, non si ferma il poeta che rifletterà per altri 20 anni, rifletterà sulle vittime, arrivando agli anni 60 alla storia delle vittime, che è proprio il testo dove ripropone, è l'altra sua poesia della resistenza, dove ritorna perfino il povero squadrista zoppo che era messo a sorvegliare i martiri, no? E a cacciare indietro la gente, e ritorna come una figura di cui il poeta lascia, come dire, un senso di ambiguità. Chi era questo? Una persona recuperabile nel suo buon agente, che o era solo un povero essere abituato all'obbedire? In questo si pone il problema quasi di un'altra vittima, cioè è una poesia che, come dire, va oltre. Accanto alle vittime c'è la povera figura dello squadrista zoppo che con quel buon agente cerca forse, ed è un tema su cui vale la pena di riflettere, ecco. La poesia sui martiri è sempre politica tocca tanti momenti, molto nota perché poi conosciuta anche nel mondo della scuola, da quel testo di Quasimodo, che nasce in un momento particolare in cui c'è aria di guerra, c'è aria di occupazione. Quasimodo ha avuto una militanza comunista ed è ancora vicino a quel mondo, è partigiano della pace, e in quel 52 sente che come dire, il mondo può ritornare, e la chiamata ai 15 martiri, è Quasimodo che punta su quel gruppo e su quel numero, è fondamentale proprio per un senso di ribellione ancora contro la guerra, ecco. Come quasi una morte che potrebbe, un senso di contrastare una morte che potrebbe essere vana. E rabbia, una certa rabbia ci mette anche Loi, che sceglie il dialetto che può essere proprio lingua dell'inventiva, anche se la lingua di Loi è tutt'altro rispetto a quella di un Porta o di un Delio Tessa, ma Loi scrive, comincia a scrivere negli anni 70, mentre quindi ha visto, ha sofferto, è una sofferenza che si porta in cuore a lungo. C'è un medico che gli dirà tanti anni dopo: lei si deve togliere quei morti dalla gola, come se fossero un senso di morte dentro di sé, un tema mai risolto. E scrive ricordando l'amico Sergio Temolo e ricordando i fatti che li avevano visti, come dire, militanti contro la guerra. Ecco, quindi anche Loi, Loi torna poi nei racconti in prosa, nei temi che hanno visto proprio il recupero del quartiere in cui ha vissuto e che resta un momento fondamentale della sua formazione. Ecco, non posso dimenticare Padre Turoldo, che è l'altra faccia della resistenza, quella cattolica, quella che fa però di questo tema un elemento di educazione, ecco. E ho trovato molto bello che Turoldo abbia utilizzato le lettere di alcuni partigiani morti, tra cui mi pare proprio il Fogagnolo, no? Per ricordare questa vicenda. Quindi lo fa in una scena teatrale che lui crea, ma dove emerge l'importanza delle lettere dei morti, dei
condannati a morte della Resistenza, come libro da tenere accanto alla Bibbia. Quindi una lezione, ecco, il tema dei morti, dei martiri sta veramente nella mente di questi scrittori, che ne fanno un tema fondamentale per la vita e un tema fortemente educativo. Ecco, grazie. Grazie mille. Adesso tocca a Giovanni Scirocco. Giovanni Scirocco si è occupato invece del 1945, cioè della piazzale Loreto, che vede appunto Mussolini, l'amante e altri esponenti fascisti esposti dopo essere stati uccisi in piazzale Loreto. È una memoria divisa in tanti sensi, nel senso che c'è anche una memoria di piazzale Loreto come luogo del trauma, ed è tipicamente quella neofascista che abbiamo visto anche manifestarsi un paio d'anni fa, i tifosi della Lazio in trasferta a Milano portarono uno striscione in cui a piazzale Loreto rendevano onore a Mussolini, e questo è un lato di questa memoria. Ma poi anche, diciamo, la memoria antifascista è a suo modo divisa, perché ce n'è una parte che si dissocia da piazzale Loreto, no? Cominciare proprio da Ferruccio Patti e da altri esponenti della Resistenza, e c'è una parte che, pur riconoscendo, insomma, che si era trattato di una giustizia sommaria, considera comunque simbolicamente piazzale Loreto il momento in cui si saldavano i conti con il regime che aveva voluto la guerra e aveva accettato l'Italia nella catastrofe. Ecco, proviamo ad analizzare un po' questi diversi aspetti con Giovanni Scirocco. Grazie a tutti, grazie Antonio, grazie. Permettetemi di ringraziare in particolare una persona che è in questa sala, che è già stato citato, che è Sergio Fugagnolo, che è figlio dell'ingegner Fugagnolo, uno dei capi del Partito d'Azione a Milano durante la Resistenza, è uno dei 15 martiri di Piazzale Loreto, e lo ringrazio non solo per quello che è, ma anche per il dialogo, la discussione che c'è stato in tutti questi anni, perché, come Sergio sa, l'idea di questo libro è un'idea che maturava in me da tantissimo tempo. Anche Sergio ne scriverà uno tra poco, che racconta un'altra vicenda legata a piazzale Loreto, ma è una vicenda che è particolare, insomma, relativa a tutti i processi, i risarcimenti, eccetera, eccetera, che noi non abbiamo citato nel nostro libro, ma che è un libro nel libro, insomma. Infatti Sergio lo sta scrivendo. E poi casualmente un giorno mi è arrivata la telefonata di Elisabetta Colombo, che non conoscevo, e che mi ha detto: guarda, io so che tu ti stai occupando di questo, io voglio fare un libro. E tu, meno male, finalmente, così forse finalmente, perché io probabilmente non ci sarei mai riuscito a farlo da solo, e con Elisabetta e Anna alla fine ci siamo arrivati. Ho chiesto a Igor Pizzirusso, che è il nostro indispensabile, è Ruggero, due nostri indispensabili uomini della comunicazione dell'Istituto Parri, di fare tante foto di piazzale Loreto, di prendere questa, che è stata per me fondamentale, perché pur essendo nato io, vivendo tuttora in via Lombardia, pur essendo uno studente del liceo Carducci, che è il liceo di Tadini, Capitani, Possutta, eccetera eccetera, tra via Lulli e via Beroldo, quindi passando in piazzale Loreto, non so quanto, parafrasando Montale, milioni di volte sono passando per quella piazza, io, eppur conoscendo quella vicenda di cui la prima persona a narrarmi è stato mio padre, che faceva il barbiere proprio in diurno dell'hotel Titanus, e che aveva visto entrambi morti, del 10 agosto e del 29 aprile, io non riuscivo a capire
dove fosse questo benedetto, maledetto distributore. Tutte le volte che passavo di lì, mi dicevo, ma dove è questo distributore? E anche perché, come dice anche Ferruccio Parazzoli in una delle narrazioni di Piazza del Loreto, anche per quello, perché il milanese proprio il luogo, il distributore che è quello, è stato abbattuto nel 1949. E c'è addirittura un articolo di Giovanni Assaldo che elogia, proprio perché cancellare, qui cominciamo tra oddio e memoria, dice, perché così cancelliamo quella pagina. E quindi per chi, è stato fondamentale per me, non so quelle cose, a Piero Angela, insomma, è stato fondamentale per me quella cupola, che c'è tuttora, quell'edificio con la cupola, se qualcuno conosce, Corso Monessaro c'è tuttora. E lì, con un raffronto tra questa foto e vedendo quella cupola, finalmente ho capito. È l'angolo con Corso Monessaro, dove adesso c'è la parte cupolata. È quello, è dove già vedete che il distributore rientra parecchio, insomma, il primo isolato, Bianca Popolare, dietro c'è un McDonald's, credo, insomma, è quella parte lì, addirittura una fotografa con la quale ci siamo messi a misurare, doveva fare un libro di fotografie, e ha calcolato, perché voleva vedere i luoghi, eccetera, eccetera, lei è, vabbè, mi verrà in mente, ha calcolato che la tettoia dove furono poi esposti i corpi è all'interno di quello che adesso è McDonald's, perché rientro nel parecchio. Mentre invece i cartelloni pubblicitari dove invece furono esposti i corpi dei 15 martiri sono questi, e qui è l'angolo con via Andrea Doria, dove c'è il monumento eretto nel 1960. Insomma, ti ripeto, pur per un cittadino milanese di questo quartiere come me, non è stato per nulla, un po' per l'oblio che è caduto, insomma, un po' perché devo dire, una piazza, se voi andate a vedere adesso la piazza, era molto più bella allora di adesso. Non so come diventerà adesso con la ristrutturazione, dice tutto un altro discorso che con Sergio ci terremo che di questi avvenimenti nella nuova ristrutturazione della piazza ci fosse un segno. E anche lì non è una cosa particolarmente, poi magari Sergio ci dirà, non è una cosa particolarmente facile, ci fosse un segno sia ovviamente dei caduti, dei martiri del 10 agosto, sia di quello che era avvenuto prima e di quello anche che è avvenuto il 29 aprile. E poi ognuno si fa l'idea che vuole, ovviamente. Ci stiamo tentando, ma ripeto, non è una cosa così facile, né così scontata. Non vorrei che passassimo dal distributore al supermercato e buondì che ti ho visto, come si dice a Milano, perché il timore che finisca così, sinceramente, c'è. Allora, perché un luogo così fortemente simbolico tuttora per fare l'ora? Quando muore un dittatore in tutte le parti del mondo, muore malamente, penso a Gheddafi, ma non soltanto in Italia, in tutto il mondo viene citato per fare l'ora. Io ho accumulato a casa 20 faldoni di documentazioni, di narrazioni, e ho scoperto che le narrazioni di Piazzale Loreto il 29 aprile, già quelle del 10 agosto sono numerose, quelle del 29 aprile sono numerosissime e talvolta sorprendenti. Carlo Emilio Garda, Parazzoli, ma Paul Valéry, oppure per arrivare ai giorni nostri, l'autobiografia di Amos Oz inizia praticamente con una descrizione di Piazzale Loreto. Philip Roth in Zuckerman scatenato c'è una citazione di Piazzale Loreto. Le citazioni su Piazzale Loreto sono numerosissime e sorprendenti, proprio perché non solo in Italia è un luogo fortissimamente simbolico. Beh, poi anche perché le foto di Piazzale Loreto, anche questa è un'altra vicenda che parzialmente ricordo nel libro, di questo grandissimo, è un personaggio anche straordinario, di cui ho scritto in un'altra sede, fotografo svizzero, Christian Schiffer, che non furono pubblicati, che arriva in Svizzera, che gli arriva la notizia, arriva a Milano, che lui fa una narrazione e poi le sue foto non vengono pubblicate in Svizzera, però vengono pubblicate sul New York Times il 1 maggio del 1945. Quindi le immagini, pur in una civiltà che non era così della comunicazione come la nostra, girano immediatamente. Ma perché Piazzale Loreto è, da una parte, l'ha detto prima Antonio,
è il luogo, quello che Oreste e il buono chiama la cerimonia della fine. La cerimonia della fine. Ed è Oreste e il buono che aveva avuto le simpatie fasciste, da giovane, eccetera, eccetera. Teseo, però. Eh sì, certo, certo. Su cui lui scrive un libro, Teseo Tesei. Vanno tutti, tutta Milano va a vedere. Tutta Milano va a vedere. Perché, come dice Giorgio Bocca, avevamo bisogno di sentire ancora che quella voce non c'è più. Quella voce che ci aveva segnato così profondamente la nostra giovinezza. E della cerimonia a tutti i rituali simbolici e antropologici. Se voi andate, leggete Bakhtin, leggete i testi sulla ritualità del Medioevo, ci sono tutti. Il fatto che gli mettano il labaro in mano, che mettano il pane in mano, che il corpo venga rovesciato, che è proprio antropologicamente il potere che viene rovesciato, il potere sportivo che viene rovesciato, è veramente una cerimonia rituale. E naturalmente a quel momento assume però come simbolo un significato contrapposto. Luigi Meneghello, partigiano azionista anche lui, in una bella pagina, credo, se ricordo bene, di Bossette, dice che c'era la necessità di vedere fisicamente che il fascismo era finito. Anche se noi non sappiamo ancora chi ha preso la decisione di portare i corpi in quel luogo, anche su questo ci sono narrazioni diverse, credo che uno dei motivi sia stato essenzialmente questo. Poi naturalmente quello che è successo, lo scempio dei corpi, tengo a precisare che il fatto che siano stati posti sul calvicio è stato per sottrarli allo scempio dei corpi, non è stato un terrore di legge, cosa che la memorialistica non fascista non dice mai, ma che è sicuramente così, è stato per sottrarli al di legge, perché i partigiani erano pochi, non riuscivano a tenere la folla, allora dicono, e poi arrivano i vigili del fuoco e li portano via. E si apre però tutta un significato simbolico contrapposto, in parte ha ragione Antonio, anche all'interno della stessa resistenza. Si dice che Pertini, io non ne sono troppo convinto, abbia detto che la resistenza è stata disonorata. Non credo proprio, perché esattamente 12 ore prima l'ha detto la Radio Milano Libera che doveva fare la fine di un cane, quindi non credo che sia propriamente così. Certamente chi arrivò in quel piazza dove c'era tutto, se voi andate a vedere le bellissime fotoscene, lo vedete di volte, c'è gente che addirittura sta per piangere, ovviamente si trattiene, gente, la cosa più sovente è di stupore che quello che fino a poco tempo prima era un idolo per molti di loro fosse, avesse fatto quella fine, è lo stupore. E dicevo c'è chi se ne va, non vuole vedere, temo, il figlio di temo. C'è Rossana, dice ho visto il film, però non mi è piaciuto e me ne sono andato, moltissimi fanno così. E però c'è anche Franca Valeri, l'attrice che tutti noi abbiamo conosciuto morta l'anno scorso, come sapete, forse non lo sapete, lo dico io, il suo vero nome è Franca Rossa, ebrea, e ha sempre detto, fino a pochi giorni prima di morire, quando glielo chiedevo, sì, sono stato Piazza Loreto, per me Piazza Loreto ha significato la fine della guerra e il fatto che non mi dovessi più nascondere. E dobbiamo tenere presente anche questo, però, quello che dice Meneghel, dimostrare fisicamente che la guerra era finita. Poi certo, negli anni 70 c'è stata la resistenza tradita, porta al fatto che lo slogan Piazza Loreto c'è ancora tanto posto. È una fascia minoritaria legata alla resistenza, non l'abbiamo portata a termine. E c'è, quando Piazza Loreto c'è ancora posto, è ancora il mito della resistenza tradita. Dall'altra parte c'è ovviamente il significato della sconfitta totale, ma non solo della sconfitta totale, del disonore portato ad aver fatto poi quella fine dell'uomo che ha rappresentato per 20 anni un idolo per i fascisti. E diventa un'ossessione poi. Giulio Salierno, un giovane estremista
fascista, che poi è diventato un sociologo, è diventato un antifascista, nel suo libro in memorie, alcune pagine del suo libro in memorie, dice che negli ambienti del neofascismo romano, Audisio, quello che dovrebbe essere, non apriamo un infinito capitolo, quello che funzionò Mussolini a Giunire Mezzegra, poi comandò il plotone a Dunque, eccetera, eccetera, è quello che porta, insieme al vero comandante che era Aldo Manfredi, di quel gruppo che andò a Dunque, che viene fermato poi con il rischio di essere fucilati, perché vengono fermati arrivano all'alba del 29 aprile, stanno per arrivare in piazza Loreto, vengono fermati, era insorta, quindi c'è un posto di blocco, comunque vengono fermati da un gruppo di partigiani all'altezza della caserma della Guardia Finanza di via Melchiorre Gioia, vedono questi cadaveri, dicono ma questi chi sono? Ovviamente non è che c'erano i telefonini, pensavo fosse un gruppo di fascisti che stavano trafugando il cadavere del Duce, ma peraltro è successo l'anno successivo e a momenti li fanno fuori anche loro, insomma. E comunque, tornando a Salerno, dice che nelle sezioni dell'MSI di Roma erano ossessionati da Audisio e progettano di farlo fuori. Progetto più volte, una volta ci arrivano anche vicini a farlo fuori, poi non ci riescono, ma per dire per quanto fossero ossessionati dalla figura di Audisio, da quello che rappresentava appunto Piazzale Loreto. E io mi sono rifatto mi ha convinto molto quella che è una delle massime studiose di memoria, che si chiama Leda Asman, che non ho intitolato proprio questo memoria, ma che è citato, descrive i luoghi della, distingue i luoghi della memoria come i luoghi del ricordo e i luoghi del valore. Ora, io che con Sergio Covagnolo ho parlato tante volte, io so, ho parlato che per lui il Caffè Loreto è semplicemente un luogo del ricordo. E so quanta fatica ha dovuto fare evidentemente per elaborare questo, ma so che a parte una frangia ristretta di antifascismo militante, per cui ancora per averlo detto c'era ancora tanto posto, che negli anni 70 era molto diffusa, ma perché gli anni 70 erano, che fortunatamente lo è sempre meno, Piazza del Loreto è un luogo del ricordo e come tale va mantenuto, va celebrato e va appunto ricordato. Purtroppo invece per i neofascisti e gli eredi del neofascismo italiano, compreso Giorgia Meloni, io lo dico con tutta sincerità, temo che Piazza del Loreto sia ancora un luogo del rancore e dovrebbero pacificarsi con se stessi, con la propria storia, e pur non avendo mai creduto alla memoria condivisa, ma credo alla memoria comune, perché ci tocca vivere nella stessa storia, nello stesso tempo, e quindi sicuramente abbiamo una memoria comune, mi piacerebbe che anche per loro Piazza Loreto diventasse finalmente e semplicemente, anche se so quanto faticoso questo sia, un luogo del ricordo. Poi ovviamente ognuno si chiede i propri ricordi. Grazie. Ma sì, infatti. Allora, ringrazio Giovanni Scirocco. Se qualcuno vuole fare delle domande ai nostri relatori, abbiamo un po' di tempo. Una ventina di minuti mi dicono. Abbiamo spoilerato il futuro libro di Sergio Covagnolo. Sergio, vuoi dire tu qualcosa? Dai. Sì, però sono imbarazzato perché in realtà devo tradire l'invito che è stato fatto. Cioè, io vorrei dire no, grazie. Vorrei dire prima di tutto che la M del McDonald's è un esempio straordinario di nemesi della storia. Se voi guardate, sulla parete di quel palazzo c'è scritto Ave Lux. E quello che c'è dietro il distributore si intravede appena, ma
c'è scritto a Lux, era il benvenuto di Milano al dittatore che arrivava da Venezia verso la fine degli anni 30. Mussolini firmava con l'AM con le gambette di gradante. Ecco, lì adesso c'è l'AM del McDonald's. Di questo libro io non posso dire che bene, per un motivo molto semplice. Rappresenta un mattone fondamentale di quella che è la decostruzione della vulgata neofascista su Piazzale Loreto, sui 15 e sui 10 di Viale Abruzzi. Ecco, a questo proposito, io non solo perché c'è Ettore qui, che è uno dei nipoti di Ettore Brambilla, che è morto allora, noto che anche lì ritornano i nomi di battesimo dei caduti. La mia famiglia, mio figlio, si chiama Umberto, non per caso. Ecco, dicevo, non perché c'è lui qui stasera, io devo dire che Piazzale Loreto è la stratificazione di memorie che non possono essere condivise, e chi fa la proposta di una memoria condivisa o è in malafede ed è quindi un provocatore, oppure uno sprovveduto, ignorante della storia. Vorrei dire, ritornando al libro, che la ricostruzione meticolosa, rigorosa, che ha fatto la professoressa Colombo è, a mio avviso, straordinaria, perché mette a posto molte verità che tali non sono. Sono la classica favola metropolitana. E quindi io sono convinto che operazioni di questo genere si debbano fare gli storici, ma tutti noi dovremmo coltivare meglio e più profondamente queste cose, cioè dovremmo apprezzarle di più e meglio, e dovremmo dire agli storici che fanno operazioni di questo genere che sono bravi, bravi. Avete capito? Il 29 di aprile del 45, che cosa è stato? Io riprendo pari pari le parole di Giorgio Bocca. Il 29 di aprile è stato un atto rivoluzionario che ha concluso la guerra di liberazione. È una cosa gravissima che nella comunicazione sia giornalistica che televisiva sfugge sempre, è che questo episodio, l'attentato di Viale Abruzzi, si colloca all'interno della guerra di liberazione, cosa che nella comunicazione ufficiale quasi sempre si dimentica. Caglioti, che ha fatto pure un'ottima recensione di questo volume, della guerra di liberazione non parla, dice che finalmente si può attribuire il capo. Lodevolissimo, è vero, è quello che dice la professoressa Colombo, ma non è l'episodio importante di questo volume. L'episodio importante di questo volume è che si chiama la guerra di liberazione per quello che è una guerra, riportando anche nel bene ciò che la comunicazione ufficiale ha detto. Nella letteratura si parla dei 15, in genere bene, non solo però. Non è sempre così. Per 30 anni
è prevalsa in tutta Milano, proprio per colpa della comunicazione ufficiale, che nell'attentato di Viale Abruzzi sono morte 3, 5, addirittura 9 militari fascisti, e per questo motivo allora hanno fatto la fucilazione dei 15, la cosiddetta rappresaglia, che rappresaglia non è, perché in Viale Abruzzi non muoiono militari tedeschi, i 10 morti sono tutti italiani. E queste cose, per Dio, bisogna saperle. Ma siccome la storia della resistenza non si studia, la storia del fascismo prima e quella della resistenza dopo non si studiano a scuola, queste cose non si sanno. Anche perché per 30 anni è prevalsa la vulgata neofascista. Il Corriere della Sera, mi spiace. Ma è arrivato addirittura nel 2004 a ospitare un articolo incauto, francamente incauto e improvvido, di Vittorio Messori, l'autore dell'Ipotesi su Gesù, un libro che è straordinario nel suo genere, che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. Ebbene, questo pseudo storico della contemporaneità, della storia contemporanea, non applica i criteri della ricerca in quell'articolo, va a prendere, perché dice lui è l'unica verità rivelata, va a prendere la storia della guerra civile di Pisanò e raccoglie da lì la verità e dice... guardate, non lo dico perché io sono fascista o abbia simpatie per il fascismo, perché ho le stesse simpatie per il fascismo che ho per il comunismo, bontà sua, e racconto un sacco di balle, e il Corriere gli consente di pubblicarle a distanza di oltre 5 anni dalla fine del processo Segre, in cui ci sono 2500 pagine di documentazione che dicono come stanno le cose. Allora, io ho fatto, da quando è terminato il processo Segre, e anche da prima, una guerra, scusatemi, ma io, secondo me, faccio fatica a respirare, devo togliere la mascherina, se no soffro. Io ho fatto una guerra spietata ai giornalisti perché raccontassero finalmente la verità su Piazzale Loreto, la verità documentale, non dico la verità del giudizio morale sul fascismo e sull'antifascismo, parentesi, l'antifascismo viene fatto passare per il comunismo. L'antifascismo è portatore di libertà e di democrazia. Queste sono le cose che io non sento mai dire, se non in Piazzale Loreto, e magari solo da me. Ecco perché dico che chi parla di memoria condivisa è malafede. Ci sono invece, e bisogna riconoscerle, stratificazioni di memoria, perché, e qui mi sentirò dare del fascista probabilmente, ci sono le memorie dei familiari delle vittime dell'attentato di Viale Abruzzi, che sono caduti della guerra di liberazione, perché quello è un atto di guerra, della guerra di liberazione. Ci sono le memorie dei familiari che, come me, hanno avuto lì delle vittime familiari. E c'è la memoria, sorprendetevi pure, dei 15 gerarchi fascisti della famiglia Mussolini, anche della famiglia Petacci,
Ma attenzione, dire queste cose non vuol dire che esprimo un giudizio morale o politico, che poi sono la stessa cosa. Sono fatti concreti. E con questo credo di avere concluso. Scusate, ho forse inopportunamente mi sono anche sfogato personalmente, ma spero vorrete perdonarmi. Grazie. La prima, ricordare chi era Ettore Brambilla. Ettore Brambilla era un tappezziere, che allo scoppio della prima bomba di Viale Abruzzi si precipita sul luogo dell'attentato per prestare soccorso alle vittime e muore nel secondo scoppio, nello scoppio della seconda bomba. Ci dirà di più lei. La seconda cosa che volevo dire, appunto, altra suggestione che nasce dalle parole che abbiamo appena sentito, riguarda appunto la differenza tra la verità che viene raccontata nei tribunali e la verità che viene raccontata anche nelle sentenze, appunto. È stato ricordato il processo a Zefeke, che non è sempre coincidente con la verità storica, perché dal processo importantissimo a Zefeke che è stato celebrato a Torino, stavo pensando a Verona, che ho visto le carte lì e quindi ho trovato una soluzione di compromesso. Dicevo, la verità che esce dal Tribunale di Torino è una verità che trova in Zefeke un colpevole, ma ancora una volta con un'operazione di oblio dei molti colpevoli della strage di Piazzale Loreto. Zefeke forse, almeno secondo quanto avevano ricostruito gli uomini dell'intelligence inglese, era più colpevole di altri fatti di sangue che non di Piazzale Loreto. Noi lo ricordiamo come il colpevole di Piazzale Loreto, lo era, ma c'erano gerarchi nazisti forse più colpevoli di lui. Un gerarca di cui fino a questo libro non si conosceva neanche il nome. Von Goldbeck, ufficiale della Wehrmacht, di cui appunto, ritrovando il fascicolo nell'archivio militare di Friburgo, abbiamo potuto raccontare chi fosse, probabilmente l'ideatore della strage, almeno così appunto hanno scritto gli uomini dell'intelligence inglese, sicuramente Zefeke, ma anche gli ufficiali delle SS di grado superiore a Zefeke, senza il cui appoggio alla strage, la strage non ci sarebbe stata. E quindi Rauf, e quindi Frontenspel, e quindi Wolf. Wolf, che era all'epoca il responsabile apicale sia delle SS, della Gestapo, della Wehrmacht, ufficiale nazista che per l'operazione San
Sunrise, quindi per gli accordi, i percorsi con gli alleati, non risultò tra gli uomini portati a Norimberga. Quindi sicuramente Sebek è un colpevole, ce ne sono molti altri che bisogna, appunto, poiché le vite non furono tutte uguali, che andrebbero ugualmente ricordati, perché appunto un conto è la verità che esce dai tribunali attraverso le sentenze dei tribunali, altro conto è la verità storica. Grazie. Ecco, niente, io porto il nome di mio nonno, che è morto nell'attentato di Viale Abruzzi, aveva 48 anni, e ha lasciato mia madre di 12 e un altro figlio ovviamente più grande. Scoppia la prima bomba, lui ha appunto questo laboratorio di tappezzeria per cui fa materassi, coperte, tende, eccetera eccetera, la raccatta su un po' di coperte di lenzuola perché sa che dovrà probabilmente aiutare dei feriti, e quando arriva sul posto scoppia la seconda bomba. A quel punto mia nonna va a cercarlo, lo trova, è ridotto veramente molto male, tant'è vero che morirà il giorno dopo, forse il giorno stesso, a guarda. Non c'è molto da dire di più, il camion conteneva filo spinato, da quello che mi raccontava mia nonna, che comunque non ha mai parlato molto volentieri della storia, ovviamente. Il camion conteneva filo spinato, c'erano dei soldati nazisti che ridevano e sghignazzavano, poi parlando con la professoressa Colombo, erano praticamente ubriachi perché avevano passato la notte all'osteria, ovviamente al sollievo per non essere costati noi morti c'era anche una leggerezza provocata dall'altro. Ma questo io non lo sapevo, ovviamente, non lo sapeva mia nonna e non lo sapeva mia madre. La cosa che ha sempre angustiato mia nonna però è stata quella che i morti di Viale Abruzzo fossero stati di serie B rispetto ai morti di Piazzale Loreto, e questo le ha provocato un rancore che le è durato tutta la vita. Io ne sono fuori perché sono passati 75 anni e io la vivo un po' come una storia lontana. Però il fatto di sapere che adesso cominciamo a parlare dei morti di Viale Abruzzi come vittime della guerra di liberazione e con la stessa dignità dei martiri di Piazzale Loreto o delle vittime di tutte le altre stragi nazifasciste in Italia, mi fa un po' così, mi solleva un po', insomma. Non c'è molto di più da dire. E di questo comunque ringrazio gli autori del libro che mettono un'altra pietra a chiarire come si sono svolte le cose e che cosa è successo. Grazie. Una cosa su questo, perché Elisabetta dice ovviamente nel suo saggio, e ringrazio ovviamente il signor Bambilla per le parole che ha detto, e volevo solo dire una cosa e collocare un attimo quell'estate del 44, l'attentato di Viale Abruzzi. L'estate del 44, il 6 giugno viene liberata Roma, si pensa che gli alleati sarebbero arrivati qua, sarebbero arrivati rapidamente in Nord Italia, cosa che invece non succede perché c'è resistenza tedesca sulla famosa linea gotica, con tutti i morti, a cominciare da Marco Amotto, Sant'Anna di Stazzema, le stragi più terribili, insomma. Piazza Loreto è una strage urbana, delle caratteristiche particolari, ma anche lì i giorni sono quelli,
infatti si colloca in quel contesto. E i tedeschi però hanno veramente la sensazione che la guerra non poteva stare per finire. Rapidamente cominciò a trasportare, a razziare il materiale logistico e a portare, oltre a portare persone, a portare anche materiale in Germania. E quindi proprio nel giugno-luglio del 44 il comando generale delle brigate Garibaldi dà l'ordine ai partigiani di attaccare la logistica tedesca proprio per tentare di ostacolare il trasporto. Questo è il contesto, tant'è vero che inizia nel luglio del 44 a Greco, la stazione di Greco, c'è un attentato al convoglio ferroviario e per rappresaglia vengono uccisi 3 ferrovie e lì non aveva fatto nessuna vittima ed era soltanto alla logistica. La settimana prima, ed è quello la cosa che la settimana prima in piazza del Leone, perché in piazza Loreto c'era appunto all'angolo adesso, una foto dall'altra parte, con via Porpora, c'era l'hotel Titanus che era sede del comando logistico tedesco e quindi quella zona era ovviamente interessata da tutta una serie di attentati e la settimana prima in piazza del Leone c'è un altro camion tedesco che viene fatto saltare e non ci sono vittime, perché l'ordine ovviamente non era quella di provocare vittime, per questo che è un attentato diverso da per esempio via Rasella, dove invece l'ordine era di colpire l'occupante tedesco, lì l'ordine era di colpire la logistica. Purtroppo però fare un attentato alle 8 del mattino in via della Fusti è successo quello che è successo. E probabilmente il secondo ordigno era stato collocato male, non scoppia e è successo quello che è successo. Però non c'è un'intenzione, credo, di provocare delle vittime civili o militari, come appunto in via Rasella. C'era l'ordine di far saltare un camion, questa era la cosa, ma proprio per inquadrare la vicenda. C'è qualcun altro che desidera dire qualcosa, se no possiamo forse anche chiudere qui. Io ringrazio l'Istituto Padre, la Casa della Memoria, i nostri relatori, tutti quelli che non ha replicato il nome. Andrò a cercarmi l'articolo di Messori, lui spesse volte scriveva cose discutibili, ma il nostro è un giornale pluralista e quindi ci sono diverse voci che si esprimono. Non ricordo quell'articolo, io sono stato assunto nel febbraio del 2004, immagino che sia stato poco dopo che ero stato assunto, quindi non ne ho memoria, però a questo punto mi ha incuriosito e me lo andrò a rivedere. Grazie ancora a tutti, arrivederci.